Ciao a tutti ragazzi, io sono Maldest e sono qui come sempre David, benvenuto sul mio canale e in questo nuovo episodio di Stone Shard, in cui siamo alle prese come sempre con la nostra Ionna, la nostra streghetta che eccola qua, è quasi arrivata al terzo livello. Ho lavorato un po' off camera, come suol dirsi, e l'ho portata ad aumentare la sua esperienza. Ho ripulito un pochino i dintorni del villaggio. Ricordiamo che noi nasciamo qua nel villaggio. Ho esplorato più o meno parti di mappa attorno. E sono arrivato adesso qua al birrificio in cui dobbiamo sterminare, suppongo, tutti i banditi che l'hanno occupato, i banditi che si sono insediati qua nel birrificio. Io sono arrivato qua di notte con un inventario già abbastanza carico, perché durante il viaggio naturalmente ho fatto cose, ho visto gente, le solite cose. Esatto, e sono stato accolto all'uscita del birrificio. Adesso iniziamo, continuiamo pure ad andare avanti. Questo del timo non ci serve. Qui il ragazzo ci ha lasciato qualcosa, sembra non ci abbia lasciato nulla. Ah, ce n'è un altro qua. Ecco, sono arrivato di notte e ho già incontrato i primi banditi a guardia all'esterno del birrificio. Uno lo abbiamo già seccato e qua non ci ha lasciato nessuna arma, probabilmente l'abbiamo incenerito con tutte le sue armi. Questo non è ancora a tiro, quindi facciamo in modo che lo diventi. Ecco, no, no, ancora non è a tiro, fuori portata. Allora, se noi ci spostiamo di lato, lui avanza e finalmente eccolo qua. Porca miseria, abbiamo pure fame. Adesso mi mangio una salsiccia, però non adesso, se no perdo un turno. Mannaggia. Infatti, vedete che ci mette più tempo probabilmente per la fame. Comunque, tiriamogli ancora. Lui, vi ricordo che cliccandoci col tasto destro, esaminandolo, vediamo, mazza, ancora un sacco di salute, noi ce la diamo. Madonna, 6 turni prima di avere. E siamo parecchio bassi col mana, anche. Va bene, continuiamo a dargli. Qui i banditi sono un po' più cattivi, eh. Veniamogli ancora. Ammazzate, ammazzate. Come sei messo, amico? 21%. Va bene. Però non abbiamo più mana per fare una beata cippa. Però possiamo ancora dargli tempesta di colpi. Intanto che si avvicina. Ma noi allontaniamoci ancora. Di modo che. Eccoci. Allora. Ci abbiamo il mana per questo? Sì. Oh, molto molto bene. E anche lui non ha lasciato cadere nessun. Nessun loot, nulla che possiamo raccattare. E va bene, pazienza. Allora, fatemi un po' vedere. Noi, ecco qua c'è il birrificio, quindi possiamo tranquillamente andare a sud. Ah, mangiamo prima, perché allora io mangerei. Sono indeciso se finire tutta sta roba, giusto per ma questi magari ci possono servire perché rigenerano salute. Facciamoci un bel pezzo, un bel tocco del salsicciotto. Mangia. Vai, perfetto. E bevi, e bevi, e bevi, e bevi. Perfetto, dai. Ok, andiamo con molta attenzione a vedere un po' cosa ci aspetta qua. Io direi di girargli attorno per vedere
se ci sono altri banditi nei paraggi che fanno la guardia. Intanto rigeneriamo mana, che male non fa, e ne avevo presto bisogno. Suppongo. Lì c'è perfino un cavallo, un cavallo, un cavallo. Vediamo un po'. Vediamo se. Giriamo qua. No, 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 no. Ecco, va bene, va bene, va bene, va bene. Ho capito. Ammazzate, che giro largo mi fai fare. Se qua troviamo altri banditi fuori, o se quei due erano gli unici due. Facciamo il perimetro esterno. Qui no, non si può entrare. Qua c'è qualcuno, eccolo qua. Benissimo. Noi abbiamo recuperato il mana. Sei ancora fuori portata, eh? E allora vieni più vicino, così ti possiamo tirare una bella schioppettata, bravo amico. E il problema della nostra streghetta qual è? Che è meglio portarci di dietro e aspettare la rigenerazione del mana, perché ancora. Ah, ci ha accosato, eh. Quanto hai di, quanto ti è rimasto di vita? 29%. Diamogli di tempesta di colpi. Oh, la tua ora è giunta, per Bacco. E anche lui non ci ha lasciato alcun loot. E va bene, ce ne faremo una ragione, eh. Ce ne faremo una ragione. Ah, vita, come siamo messi? Abbiamo la mano sinistra un po' acciaccata, eh? Riduce la mia salute massima del 2%. Potrei applicare un balsamo curativo. Applichiamo balsamo curativo. Perfetto, siamo tornati a tutta vita. E abbiamo finito una cosa di balsamo, ma ne abbiamo un'altra piena per tre usi e andiamo strabene. Ok, va bene, sì, abbiamo qua una steccatura per le ferite. Siamo a posto. Ah, vedete qua, questa è la benedizione. Abbiamo trovato il santuario, che è questo, in questo quadratino, è questa specie di altarino, che ci dà la benedizione, che è una cosa che aumenta sia l'efficienza che la resistenza profana, non so cosa intendano, che comunque l'esperienza che riceviamo del 10, tutto del 10%, soprattutto l'esperienza, è una cosa ben molto importante. Abbiamo raggiunto il livello 3. Allora, fermi tutti, vediamo se possiamo aumentare qualcosa qua. Allora, il personaggio, però, infatti ci fa vedere qua che possiamo aumentare le abilità. Allora, non con le spade. La magia, la piromanzia, possiamo dargli nuovi. Allora, fiamma satura riduce al 10% i costi degli incantesimi per 2 turni ogni volta che un nemico all'interno del tuo campo visivo viene incendiato. E questo non mi sembra male perché ci dà la rigenerazione di energia e più dura il potere piromantico. Riduce dell'1% il potere delle altre scuole magiche che noi al momento non stiamo usando. Questo non sarebbe niente male perché ci accelera comunque la rigenerazione di mana. Riduce del 10% i costi degli incantesimi per 2 turni ogni volta che ne incendiamo uno. Che succede abbastanza sovente perché stiamo combattendo principalmente con la piromania.
e ogni nemico, questo è il battesimo di fuoco, ogni nemico o casella adiacente in fiamme conferisce più 3% potere piromantico, conferisce comunque 75% di resistenza al fuoco, 15% di resistenza al fuoco più 2 il potere piromantico. Anello di fuoco attiva, noi potremmo sviluppare anche un po' la geomanzia, ma sinceramente l'armatura di pietra non sarebbe male, perché noi abbiamo la ragazza qua che ui ui ui. Che non può portare grosse armature. Mentre questo è uno d'attacco, invoca un masso runico nella casella bersagliata e infligge 6 danni arcani a tutti i nemici adiacenti e ha una probabilità pari al 76% di respingerli. Poi ogni masso runico presente dentro il mio campo visivo conferisce un livello di potenziamento, che sono questi, più 10% magico, più 15% geomantico, meno 10% costo dell'abilità, eccetera, eccetera, e non sarebbe male. E il problema qual è? Che sarebbe forse meglio specializzarsi in un'unica, però io questa dell'armatura di pietra. Allora, vediamo se possiamo dare qualcosa sui bastoni. Noi abbiamo attivato la tempesta di colpi per adesso. Fuori dei piedi, fuori dei piedi, dai piedi, si scaglia contro un bersaglio per poi colpire tutti i nemici adiacenti con un attacco caratterizzato da 10% danni e 71% di probabilità di respingimento. Questa è una buona, un'ottima abilità quando si è circondati dai nemici. Io credo che in queste fasi iniziali del gioco, potrebbe servirci meno, ecco. Almeno voglio sperare, queste sono ancora bloccate. Abbiamo stato di trance passiva, che non sono male le abilità passive. I colpi critici inferti con i bastoni riducono di uno il turno di tutti i tempi di ricarica. Ammazzate! Ripristino 10% di energia massima. Non sarebbe male questo, eh? Effetto passivo. Meno 2,5, meno 2,5. Tempi di ricarica delle abilità relative ai bastoni, meno 7,5 più 7,5 probabilità di ricarica. Ammazza, questo sarebbe molto buono. E poi abbiamo colpi destabilizzanti con cui possiamo far vacillare o respingere un bersaglio usando i bastoni. E gli diamo più 25% danni subiti per 5 turni, effetto cumulabile fino a 3 volte, ha un effetto passivo. Meno 2,5 tempi di ricarica, identico a questo, più 5% probabilità di respingimento e più 5% probabilità di vacillamento. A me sapete che vi dico? Che questo che ci aumenta l'energia massima di 5 intanto. Diminuisce i tempi di ricarica delle abilità relative ai bastoni e ci dà più 7,5% di probabilità di colpo critico, che è tantissima roba. Richiede un bastone, vabbè. E i colpi critici riducono di un turno tutti i tempi di ricarica. Io proverei questo, perché questo ci pinta tantissimo, ci pusha tantissimo i colpi critici. E quindi direi proprio che voglio confermare stato di trance. Perfetto. E questa è sempre solo passiva, eh? Va bene. Poi abbiamo qua che possiamo dare un punto. A cosa possiamo dare un punto? Fatemi capire. Dov'è? Attributi. Allora, la forza, la vitalità conferisce più 3 di energia massima e più 1,5% di rigenerazione energia.
aggiungere sollievo, conferisce inoltre più 10 salute massima, più capacità di blocco e capacità di controllo. La volontà, che è quella che probabilmente usiamo per le magie, conferisce 1, meno 1,5% tempi di ricarica, meno 1% costi, meno 1,5% costi dell'abilità, e ci dà più 5% potere magico, più 7,5% resistenza al dolore e forza d'animo. La vitalità ci aumenta la vita. La vita è anche l'energia che poi abbiamo visto essere il mana. Però questo ci dà resistenza al dolore, forza d'animo. La forza d'animo a cosa serve? Forza d'animo riduce la durata degli effetti di stato negativi a cui si viene sottoposti. Va bene, io sto giro andrei ancora con la vitalità. Ah, qui non ti chiede niente, qui quando lo dai, lo dai. Ok. Fatto questo, non possiamo salvare, c'è sempre quel discorsino che non si può salvare fino a quando non si va a dormire in un letto. Abbiamo un altro nemico. Siamo già a tiro? No. No, no, no. Vediamo se adesso sì. Oh, sì. Ce lo trasciniamo dietro. Perché noi maghi siamo così. Come l'abbiamo menato bene. Bah, ci ha menati ed è morto. Benissimo. Non capisco perché sta gente non mi lascia. Non mi lascia nessun loot, vabbè, pazienza. Come dissi, ce ne faremo una ragione. Ma siamo feriti male che non ci aumenta. Ah, siamo feriti male al torso. Cosa possiamo fare? Applicare balsamo curativo. Perfetto, andiamo. Qui non c'è niente. Qui sembra non esserci niente. Qui è da dove siamo arrivati. Non c'era niente. Vediamo un po' qui se troviamo qualcosa. Ragazzi, oh, non c'è niente, niente, niente da raccattare qui. Ma perché? Ah, ottimo, qui c'è un... Allora. Beviamo e già che ci siamo riempiamo anche il nostro O3. Allora, vediamo un po' qua. Non è che magari si potrà dormire in una di queste baracche, eh? Vediamo un po' cosa ci troviamo qua dentro. Qui c'è un letto, ma non lo possiamo. Qui è rosso, perché è rosso? Apri. C'è una corda, boh. C'è una pelle di cane. Non riesco a capire se queste, se visto che è rosso, qui cosa c'è? Ah, ma qui c'è gente. Parliamo un po' con questa persona. Salve, addio. Che hai da guardare, addio. No, siamo a casa d'altri, in poche parole. Questi non sono banditi, non possiamo dormire da loro. Cosa ci fanno qua? Boh, sono i gestori qua del... Oh, ne abbiamo trovato un altro. Siamo già a tiro? No.
Allora, avvicinati, siamo io quasi. Siamo io, sì. Ammazzate che botte gli abbiamo dato. No, non ci sta più seguendo. Amico, che problema hai? Ecco, non so cosa è il tuo problema, ma te l'abbiamo risolto, eh? Va benissimo, e niente loot, mannaggia ragazzi, e niente loot, non so qui al fuoco cosa ci possiamo fare. Al fuoco, qui abbiamo un cavallo. Cavallo, ma ci dici qualcosa? Ah, possiamo esaminare o attaccare. Va bene, vabbè, che cazzo, attacca un cavallo. Qui c'è della paglia. Andiamo a vedere qui al fuoco cosa possiamo cucina. Ah, possiamo cucinare, ma non abbiamo niente da cucinare, mi pare. E quindi andiamo un po' a vedere qua cosa c'è, a volte trovassimo qualcosa di utile. Questo apri, non c'è niente, va bene. Va bene, e in questi non c'è niente, va bene. Allora, direi che possiamo iniziare ad andare a entrare, ma qua dentro si entra, no? Ma questa non è la biblioteca. Oh sì, è la biblioteca. Boh. Va bene, proviamo ad entrarci. Siamo a palla, vita, non possiamo salvare. Oddio, ma è questa più che una biblioteca, mi sembra una fattoria. Mi sa che questa è una fattoria. Allora, vediamo cosa c'è qua. Scassina attacco. Proviamo a scassinare. Allora, questi ce li prendiamo. Qui c'è una pelle di coniglio. Io la lascerei qua la pelle di coniglio perché costa 50, ma quando poi andiamo a qui cosa abbiamo? La famosa menta piperita, la menta pipperosa. Qui c'è una scala che va al piano di sopra, ma allora intanto vediamo il piano di sotto. Secchi. Qui mi sembra non ci sia nulla che possiamo fare. No, non c'è nulla che possiamo fare. Andiamo, proviamo ad andare al piano di sopra. Qui c'è qualcosa che possiamo. Aspetta, aspetta, aspetta. Fermo, fermo. Vediamo qua ci fosse qualcosa delle volte. Niente, va bene. Allora, veniamo qua e andiamo a vedere al piano superiore. Trovassimo un letto in cui dormire, altra menta piperita o robe simili, qua non c'è niente. Qua ci sono dei letti, ma noi non possiamo dormirci, non possiamo farci niente, torniamo pure giù. Torniamo pure giù.
siamo entrati di lì, usciamo da qua. Esatto, siamo qui di nuovo, va bene. E quindi, boh, niente, direi che questa non era la biblioteca. Qui cosa abbiamo? Ma allora la biblioteca dove sarà? Allora, vabbè, noi continuiamo ad esaminare questa mappa. Ci sarà una strada che va verso est, sembrerebbe di no. Questa è una fattoria, eccola qua la strada che va verso est. Mi sa che la biblioteca la troveremo qua ad est. Allora, costeggiamo la strada e spostiamoci ulteriormente ad est. Di nuovo costeggiamo la strada. Ecco, qui non c'è niente di che. Dove siamo qua? Ma l'abbiamo già passato. Ah, non era una... Ma porca puzza. Non stiamo cercando biblioteca, stiamo cercando il birrificio. Ah, va bene, va bene, va bene. Direi che possiamo tornare indietro, mi sa, eh. Oh, guarda un po' chi c'è. Abbiamo trovato un... No, cosa ho fatto, ragazzi? La citrullitudine proprio. No, di nuovo. Ah, questo ci tira delle frecce, eh? Fortuna non è molto preciso con la mira, a quanto pare. Oh, bene. Ah, lui ci lascia il solito flagello. Allora, diamogli una tempesta di colpi, va. Raccattiamo l'arco del bracciante. Raccattiamo questo. Questo sì, ma. Allora, facciamo una bella cosa. Mettiamo un po' di roba qua. Raccattiamo, dove è finito? Esatto. Le frecce, le possiamo mettere da qualche parte? Sì, ma di nuovo dobbiamo fare un po' di spazio, eh? Quindi 1, 2, 3. Ok. C'è altro qua in giro da raccattare? Allora. Io direi, la missione del birrificio l'abbiamo svolta, eh? Abbiamo ripulito il birrificio, possiamo tornare a casina. Quindi io torno verso casa, esplorando un po' i dintorni. Vabbè, ma qua siamo ancora sempre nel birrificio che abbiamo liberato, mi sembra di capire, sperando che non
La missione come ce la dà? Fiumi di birra. Torna da Oda per la ricompensa. L'abbiamo liberato. Sì. Torniamo da Oda. Magari facendo una strada alternativa per, come dire, per esplorare ulteriormente i dintorni, ad esempio, invece di seguire la strada, potremmo andare. Esatto, potremmo andare lungo questa mappa più bassa, così. A parte che qua, beh no, qua non ci siamo ancora stati, perché come vedete la mappa è tutta da scoprire, qui c'è del Timo. Chissà se la nostra ragazza qua, andando avanti, avevo possibilità di imparare. Vedete che qua avevamo più o meno esplorato. Dicevo, chissà se aveva la possibilità di imparare qualche abilità. Ah, a sete, eh? Sei sete, bevi, Stella Santa, su. Bevi, bevi. Non aver paura. Tanto, siamo saliti parecchio con l'esperienza, eh. Siamo già a 400 nel terzo livello. Cominciamo ad essere, beh no, forti no, giusto. Siamo giusto in grado di tenere a bada. Qua c'è un bosco, eh. Allora io adesso, no, ci sono le prime avvisaglie di un bosco. Il nostro grosso problema è trovare bestie feroci, tipo orsi, tipo. Ah, qua siamo passati noi, vedete che c'è gente che banchetta. Ci sono i corvi che banchettano. Questo, oh no, non siamo passati noi, forse. Questa mi sembra, non ce lo fa esaminare, ma mi sembra tipo un animale. Non mi ricordo di aver ammazzato animali io, venendo in qua. Comunque, vabbè. Adesso no, io esploro, ma se troviamo un orso siamo morti, e se siamo morti non potendo salvare, ci tocca rifare tutto. Allora, vediamo un po' in mappa dove siamo. Siamo qua sotto. Allora, saliamo verso la strada. Io vorrei riuscire, qui mi sembra siamo passati noi anche. Perché abbiamo avuto diverse. Ah, vedi, è rimasta una mannaia, ma non la possiamo raccattare, no, pazienza. Starei lì fino alla prossima volta, tanto le mannaie valgono veramente poco. Oddio, questo di nuovo fame. Questo scade fra un giorno, mangialo. Questo scade fra un giorno, mangialo, scadono tutti fra un giorno. Allora guarda, mangiateli tutti, eh? Bravo ragazzo. Poi noi le frecce, l'arco, non ce ne facciamo di nulla. Cambia armi, qua abbiamo la daga del plebeo, ma di cui non ci facciamo nulla peraltro. Questo riordina inventario. Ah sì, bel modo di. Ah sì, beh, bravo, bravo, mi hai ordinato di. Potevo prendere la daga a questo punto, va bene. Dov'era? Qua. Andiamo a prenderla. La mannaia, una mannaia, ok. Quanto vale la mannaia? 29, vabbè. 29 ipotetici, e poi ce ne danno di meno. Abbiamo un cantarello. Lo raccattiamo. Boh, la mannita la teniamo, magari andiamo a venderla. Andiamo a venderla al tipo. E il psillo, quanto vale il psillo? 6, vale una beata cippa. Va bene, ma noi tanto torniamo
Allora, io qua nei dintorni ho visto spesso un'orsa in questa zona qua. Non vorrei essere attaccato. Qui andiamo a ribeccarci la benedizione. Non credo ci qualcuno ci attacchi a questo punto, però potremmo trovare degli animali feroci. Eppure sempre. Qui c'è un altro cantariello. Speriamo di non trovare l'orso, ragazzi. Quelli li teniamo giusto per. Servono per gli spunti. Eccoci qua. Va bene. Ah no, sei ancora fuori portata, eh? Allora, veniamo di qua. E veniamo di qua. Veniamo di qua. Adesso ci sei, portata adesso. Ah, sei già così ciancicato? Sei già così ciancicato? Quanto è questo ormai? 54. Allora, diamogli una bella tempesta di fuochi. Ammazzate! Ammazzate! Allora, flagello del bracconiere, secondo me. Lasciamo la cosa che abbiamo che vale meno. Tre frecce che valgono 15. Boh, lasciamo il randello, vai. Proviamo a prendere questo, quanto vali? Dici 40, vabbè. Allora, andiamo un po'. Eccolo che è tornato, l'amico. No. Parte tanto lui. Era già ferito da prima. Caro mio ragazzo. Allora, lasciamo un attimo le frecce. Perché non posso prendere la mazza chiodata? Quanto mi vali mazza chiodata? 54, va bene. E naturalmente abbiamo raccattato un altro gocciolino di esperienza, non molta perché questi hanno due pippe peggio di noi, ma molto peggio di noi, perché avvicinandoci al paese troviamo pericoli. E anche questo l'abbiamo fatto secco noi sicuramente. Anche questo, diciamo, avvicinandoci al paese troviamo pericoli che sono più a portata, ecco, gente più debole. E quindi ovviamente ci danno meno esperienza. Quando ne troviamo, eh? Allora, siamo ancora molto distanti, insomma. Beh, diciamo che la strada del ritorno, tutto sommato, è abbastanza tranquilla, se consideriamo che troveremo pericoli meno pericolosi, meno pericolosi, e noi siamo un po' più forti, perché un livello siamo riusciti a scalarlo. Quindi adesso dobbiamo tornare da Oda, che vai a sapere dov'è, forse qua dentro, non mi ricordo. Ah, il mercenario, ormai ci conoscono tutti. Allora, andiamo dal nostro amico qua a vendere noi a lui. Ho comprato una pala perché trovavo un sacco di roba, punti da scavare, e poi come l'ho comprata?
Questo valeva 50 sulla carta, me ne dà 4. Ma per l'amor di Dio. Allora, vendi. L'arco del bracciante 2. Vendi. La mazza 3. Vendi. Ragazzi, sto gioco è difficile anche. È un gioco in cui è difficile anche solo raccattare soldi. Va bene. Che altro abbiamo? Allora, veniamo qua. Bevi. Riempi l'otre. Veniamo qua dal tipo a vedere scambia. Andiamo a scambiare. Vediamo a vedere se c'è qualcosa che possiamo vendergli. Vabbè, lo psiglio. Ma se lui ci potesse. Boh. Questi li teniamo perché tanto per quel che valgono sono spuntini. Si guasterà tra 2 dì. Sono spuntini che possiamo fare. Questo direi che non abbiamo. Però aspetta. Se io faccio così, niente. Che cosa vendi? Non ci può insegnare niente. Sembra. Io cercherei qualcuno che ci insegna l'erboristeria. A baratta non disponibile in beta, perché non dimentichiamoci che il nostro giochillo qua è pur sempre ancora una beta, ancora una beta. Allora andiamo a parlare a Odor. Odor, dove stava già Odor? Ma chi se lo ricorda più? Chi se lo ricorda più? Chi lo vuole questo stinco di manzo? Qua ci sarebbe da ragionarci, eh? Cioè, da capire. Sì, è qua. Allora, andiamo un po' a trovare. Dovrebbe essere qua su. Odore lui. Odore. Allora, a proposito del birrificio, caro mio, ho ripulito l'area. Un'ottima notizia. Trovai, caro, i cavalli presso le stalle. Perfetto, ed ecco un piccolo extra per il lavoro. E ci ha dato 100, un anello d'argento. Che ci dà un po' più di rigenerazione e salute, il solito brandy che, oddio, potremmo anche venderlo perché non è che ci dia grandi cose, ci fa ubriacare. Però ci dà più sensibilità alla sete, più intossicazione e ci fa ubriacare, cioè non è una cosa da prendere mentre sei in battaglia per. Dolore meno 15% e conferma. Hai qualche contratto per te? Il grimorio è rubato. Ha 2 teschi. Pochi giorni fa la magistratura ci ha informati di aver posto una taglia sulla testa di Calugno Socorro, il vendicativo eretico negromante. Pare che costui abbia rubato un qualche libro a un nobile di Brin che ha subito indetto una caccia all'uomo. Siamo riusciti a localizzare il nascondiglio del furfante al pietroso tumulo. Molti temono che stia complottando qualcosa di pericoloso. Non c'è tempo da perdere. Se uccidi quel mascalzone e recuperi il libro, prenderai 2 piccioni con una fava. Dare una mano a noi e allo stesso tempo fare un favore alla magistratura. E così sia. È deciso, dammi la mappa, segnerò il punto in cui dovrai recarti. Completa la missione entro 5 giorni, va bene. Direi che ci vediamo più tardi. Vediamo un po' questa mappa. Dov'è? Ah, eccolo qua su, è qua su. Il grimorio è rubato. Quindi da qua dovremmo andare qua. Va benissimo. Allora, ce ne possiamo andare. Volendo. Andare e riandare, volendo, possiamo
anche raccattare il carretto, il cavallo per ripartire. Ok, io adesso andrò a salvare, a dormire, a dire, fare, baciare, c'è la lettera d'addestramento. Vedrò qua con questi mercanti al mercato se vendono del cibo a prezzi più potabili della locanda, se soprattutto vendono del cibo che posso cucinare, dal momento che abbiamo visto quando siamo andati vicino al fuoco che la possibilità di cucinare c'è, è da capire se dobbiamo imparare a farlo, se dobbiamo imparare delle ricette, eccetera, eccetera, e naturalmente dovremmo avere gli ingredienti. Comunque direi che per questo episodio è tutto. La nostra Jonna balla stragrande, ha risolto un altro difficile compito, ha liberato il birrificio. Adesso dovremmo andare a recuperare il grimorio rubato al pietroso tumulo. E insomma, di carne al fuoco ce n'è diversa. E quindi abbiamo buone speranze per il futuro. Io vi ringrazio per essere stati con me. Vi ricordo, se il video non vi è piaciuto, spiegatemi perché, lasciatemi un commento che mi faccia capire perché non vi è piaciuto. Ovvio, se il gioco non vi è piaciuto perché non vi piace questo tipo di giochi, ma no, ha poco senso dirmi non mi piace quel gioco. E vabbè, anche a me non piacciono tanti giochi, non me ne lamento, guardo altro. Ma se non vi è piaciuto perché, pur essendo magari un tipo di gioco che potrebbe piacervi, non vi è piaciuto perché non vi piace come lo gioco, ma magari ditemelo, magari ditemi, prova a fare queste cose, perché fai così, perché fai cos'ha, perché non fai così. Ok? Va bene. Vi ringrazio anticipatamente, vi saluto e vi do appuntamento sempre su questi monitor per un nuovo episodio con la nostra Jonna e chissà anche con tante altre cosine. Ciao a tutti!